Buongiorno dal notiziario del mondo, notizie di oggi, mercoledì 6 gennaio. Corea. Nuovo test nucleare per la Corea del Nord. Secondo fonti, mercoledì scorso sarebbe stata testata una bomba all'idrogeno miniaturizzata, elevando la potenza nucleare del paese al livello successivo e fornendolo di un'arma per difendersi contro gli Stati Uniti e gli altri suoi nemici. Le autorità sudcoreane e il servizio geologico americano poco prima avevano rilevato un sisma di magnitudo 5.1 a 49 km a nord dell'area dei test nucleari nordcoreani. Secondo Seoul, il sisma era di origine artificiale. Arabia Saudita. Dopo la decisione saudita di rompere i rapporti diplomatici con l'Iran, anche il Bahrain ha fatto lo stesso e ha sospeso tutti i voli per l'Iran, mentre il Sudan ha espulso i diplomatici iraniani da Khartoum e gli Emirati Arabi Uniti hanno mantenuto solo i rapporti commerciali con Teheran. Anche il Kuwait si è unito all'Arabia Saudita richiamando il proprio ambasciatore dall'Iran. Turchia. Almeno 36 morti, tra i quali diversi bambini e una donna incinta, nel naufragio al largo della Turchia. Coinvolti due gommoni a bordo del quale viaggiavano decine di migranti che cercavano di raggiungere le isole greche nonostante il mare in tempesta. Secondo fonti della Guardia Costiera turca, 12 persone, rifugiati provenienti da Siria, Iraq e Algeria, sono state messe in salvo. Afghanistan. Uomini delle forze speciali americane sarebbero rimasti uccisi o feriti nel corso di un'operazione antiterrorismo in Afghanistan. L'incidente, che ha coinvolto un comando americano affiancato da un comando afghano nella provincia di Almad, nel sud del paese. Le notizie sono ancora confuse. Cronaca. Antonio Cilona, 36 anni, latitante, ritenuto elemento di spicco della cosca Santa Iti di Seminara, è stato arrestato dalla squadra mobile di Reggio Calabria. Si trovava in un villaggio turistico a Parghelia, Vibo Valentia, e non ha opposto resistenza. Era ricercato dall'agosto scorso quando fu condannato all'ergastolo in appello per associazione mafiosa e per omicidio di Carmelo Ditto, ucciso nel 2006 nell'ambito, secondo l'accusa, di una faida a tre cosche. È tutto per questa edizione, buona giornata.